Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso faccio un piccolo sondaggino. Secondo voi, di che cosa parleremo oggi? Ebbene sì ragazzi, è ricominciata l'era del pancarré. Vi ricordate l'ultima volta che mi avete visto sommerso da montagne di pancarré? Di chi era la colpa? La colpa era dell'S Lunga. E anche questa volta l'S Lunga è tornata a colpire ancora. L'altro anno, ormai quasi due anni fa, perché è quasi 2018, l'S Lunga fece la sua prima collezione di questi pupazzini tipo i Wheezy's, eccetera, eccetera, con i Rawlings di Star Wars. Mi sta crollando il pancarré addosso. Non lo so perché mi è venuto l'accento inglese. Ok, ve lo lascio così di sfondo. Ok, e cominciò questa cosa con i Rawlings, ma non c'era l'S Lunga a Roma, quindi io non l'ho potuta fare. Ma l'ho già recuperata e mi è già arrivata. Però è arrivata a casa dei genitori. E quindi, perché era una raccomandazione, insomma, vabbè, non ve lo spiego, non me ne frega niente. E quindi quando ce l'avrò qui, poi vi farò vedere anche tutta la collezione dei Rawlings complete della prima serie del 2016. Ma adesso è cominciata oggi quella del 2017. Allora, intanto togliamo questo pancarré di mezzo, che non ci serve per il momento, ci ha fatto solo da sfondo e da scenografia. Allora, il primo raccoglitore dei Rawlings 2016 era il Millennium Falcon, mentre quest'anno è lo Star Destroyer, guardate quanto è bello, che contiene i 24 Rawlings di quest'anno. È bellissimo ragazzi, è imperiale, è imponente, guardate. Ok, mi ha preso la mano, ok, mi ha preso la mano. Però è bellissimo davvero. Adesso lo andiamo ad aprire e poi apriamo. Ben oggi ne abbiamo in prima uscita. In prima uscita abbiamo trovato ben 14 bustine. 14! Non lo dirà nessuno. Ce ne aspettavano 6 con la spesa, ma il cassiere ce ne ha regalate 8, quindi ce ne abbiamo 14! Siete pronti? Andiamo ad aprire prima di tutto il raccoglitore. Allora, eccolo qua, andiamolo a sbustare. Devo dire che già come prima impressione il raccoglitore di Harry Potter era fatto molto meglio, nel senso che intanto c'aveva la sua busta, nel quale poi potevi rimetterlo dentro una volta completato per non rovinarlo. Mentre questo qui non ce l'ha, è fatto col cellophane. Il cellophane che viene, che tira la confezione, piega anche i bordi. Però andiamo a vedere dentro com'è. Anche la consistenza mi sembra un pochino più leggero. Ok, ah, però questo c'ha lo strap. Quello di Harry Potter non c'ha lo strap, mi pare. No, questo invece c'ha lo strap. E eccolo qui. E questo è il contenitore dei Rawlings 2017 di Star Wars The Last Jedi. Due Jedi. Allora, come vedete, la collezione è composta di 24 Rawlings, 12 del lato scuro e 12 del lato chiaro. Questo sembrava più un lato, vabbè. E comunque sono 24, lato scuro e lato chiaro. In più potete trovare due d'oro, quindi Yoda e Darth Vader d'oro, che sono rarissimi, e tre glow in the dark. Bene ragazzi, allora questo lo lasciamo così come sfondo per il momento e noi ci andiamo a sbustare le prime 14 bustine di questa fantastica nuova avventura esselunghese. Dell'esselunga. Ok, allora intanto vi faccio vedere la bustina com'è fatta. Guardate che carina, credo che le bustine siano tutte uguali a differenza di quelle di Harry Potter. Eccola qui, c'è la bustina che rappresenta appunto i Rawlings. Eccola qui, dietro c'è il marchio Disney, vietate minori di 3 anni, insomma le solite raccomandazioni. Apriamola! Apriamola, il nostro primo Rawlings in assoluto di questa collezione. Il primo che troviamo in assoluto, chi sarà? No vabbè ragazzi, ma questo è un culo clamoroso. Lo so che non si dice clamoroso, ma è un culo clamoroso ragazzi. Il primo che ho aperto in assoluto. Siete pronti? Vabbè, vedo 2 secondi, sedetevi. Siete seduti? Il primo Rawlings di questa collezione trovato in assoluto è Darth Vader d'oro. Ho detto adesso che sono quelli rari d'oro. Mo ne trovo 12 tutti d'oro. Guardate che spettacolo ragazzi, Darth Vader tutto in oro. E questo è uno dei pezzi rari, il primo in assoluto che abbiamo trovato. Ok ragazzi, mettiamolo lì perché questa collezione comincia in maniera scoppiettante, spumeggiante, incredibile. Oh, il secondo è Kylo Ren. Ma stanno... Oh, ho visto come fanno i Rawlings. Ah, ecco perché Rawlings. Perché Rawling hanno... E non Rawling... Cioè, fanno il... Oddio, vomito!
Ok, i due cattivi abbiamo trovato. E adesso andiamo a vedere chi troviamo. Vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo. Dopo i due cattivi, dopo i due cattivi, dopo i due cattivi abbiamo trovato Poe Dameron. No, mi sa che è Luke vestito da pilota. Aspettate, eh. Credo che sia Luke vestito da pilota. No, guardie per... No. Ah no, è Poe Dameron, ci avevo azzeccato, ragazzi, perché mi sottovaluto così? E abbiamo trovato anche Poe Dameron. Ok, ragazzi, andiamo ad aprirne un'altra, andiamo ad aprirne un'altra, andiamo ad aprirne un'altra, vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo. Ehi, ma questo è Finn! Eccolo qua! Finn! Vero è lui? Sì, è lui, è Finn! Il nostro Finn! Il vostro Finn! Il loro Finn! Insomma, Finn, avete capito? Stavo prendendo tempo. Ok, apriamo un altro, vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo, vediamo chi troviamo, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Oh, oh, oh. Inchiniamoci, inchiniamoci tutti davanti al sommo, all'unico, al maestro dei maestri Jedi. Eccolo qua, Yoda. Che spettacolo, ragazzi. Yoda è troppo Pucci. È un Pucci Yoda. È un Poda. È un Poda, è uno Yoda Pucci. Eccolo qua. Ok. Ma Yoda, per cortesia, non cominciamo a fare gli asociali. Eccolo qua. Ok, ragazzi. Dai, 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 vediamo che altro troviamo. Vediamo che altro troviamo. Oh, un altro nuovo. Wow, ragazzi. Questo è... Oh, Snoke. Mamma mia, tutti i pezzi forti oggi. Guardate che spettacolo, ragazzi. Snoke. È bellissimo. Spettacolare, Snoke. Tra l'altro, ragazzi, stavo notando che lo spazio per quelli d'oro non c'è. Quindi quelli d'oro dove vanno tenuti a parte così? Perché, vabbè, ok, apriamone un altro, poi ci penseremo. Ok, ragazzi, chi troviamo qui, chi troviamo? Madonna mia! No, vabbè, ragazzi, cioè oggi questo... Io devo ringraziare quel cassiere. Non so se tu vedrai mai questo video, ma io non credo che tu lo vedrai mai. Ma io ti devo ringraziare, perché mi hai dato una selezione clamorosa, ragazzi. Eccolo qua, Darth Vader. Ci abbiamo sia quello d'oro che quello normale, ragazzi. Spettacolo, spettacolo, ragazzi. Ok, mancano ancora 2, 4, 6, 7 bustine. Già guardate quanti. E che pezzi e che personaggi. Andiamo a sbustare le altre, dai. Ok, ragazzi, passiamo alle ultime 7. Pronti, una cavalcata fino. Le truppe imperiali, ragazzi. Le truppe imperiali. Guardate che spettacolo. E eccolo qui, le truppe imperiali. E mettiamolo insieme agli altri. Ok, procediamo velocissimi. Un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Vediamo chi c'è qui dentro, vediamo chi c'è qui dentro. Oh, oh. Vabbè, ragazzi, dopo 2, 4, 6, 8, di cui uno d'oro, il primo doppione ci stava, ragazzi. Quindi comincia l'era degli scambi dopo l'era del pancarré. Abbiamo trovato un altro Poe Dameron. Poe Dameron lo mettiamo qui in fondo, che è un doppione. Ok, vabbè, un doppione ci sta, ragazzi. Abbiamo trovato quello d'oro che è strafortunato. Tutti i personaggi principali, ci poteva stare. Oh, un altro Darth Vader, ragazzi. Comincia l'era dei doppioni. Un altro Darth Vader. Andiamo più veloci, allora. Ok, vediamo se ne troviamo un altro che ci manca. Oh, 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 un altro. Un altro per gli scambi. Un'altra guardia imperiale. Ok, ragazzi, dai, 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 incrociate le dita. Ragazzi, non vi state a concentrare, però, Non vi state concentrando. Sì, lo so che il video ormai l'avete visto, già li ho aperti. Quindi, però, se voi vi concentrate, uguale, a me mi fa come se voi ci foste. Come se foste una live, come se foste in live. Ho visto la guardia pretoriana, ragazzi. La guardia pretoriana, bellissima la guardia pretoriana. Che spettacolo. Vediamo se si muove. Sì, guardate come ondeggia la guardia pretoriana. Ok, perfetto. Dai, ragazzi, le ultime due. Le ultime due, le ultime due. Pronti? Pronti, le ultime due, le ultime due, le ultime due. Vediamo chi c'è, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Chi c'è? Chi sei? Wow, un altro che ci manca, un altro che ci manca. E abbiamo trovato il principe Ranocchio. È lui. No, non mi ricordo come si chiama. Si chiama Ammiraglio Akbar. Eccolo qua, l'ammiraglio. L'ammiraglio. Questo dobbiamo regalare anche all'ammiraglio Piguno. Ammiraglio su ammiraglio. Allora, pronti? L'ultimo. Ragazzi, solenne, silenzio. L'ultimo. Kylo Ren. Un altro Kylo Ren. Vabbè. Allora, diciamo che su 14, 10 buoni, cioè 9 buoni, 1 d'oro
e 4 doppioni. Devo dire che come primo sbustamento, come prima uscita in assoluto dei Rollins 2017, non ci possiamo proprio lamentare, eh? Diciamocelo, ok? Li andiamo a mettere nel raccoglitore? Sperando che siano meglio dentro il raccoglitore di quelli di Harry Potter? Andiamo. Ok ragazzi, allora andiamoli a sistemare, ragazzi. Andiamolo a sistemare, mettiamo Yoda per primo. Eccolo qua, vediamolo, Yoda inserito nel suo Rolling Station. Poi mettiamo Finn, eccolo qua, nella sua Base Station International Security. Poi mettiamo l'ammiraglio Ahabar, quello. Poi mettiamo, dov'è Snoke? Eccolo qua sotto Snoke, eccolo qui sotto Snoke. Comunque questi ci stanno nel raccoglitore, meglio dei Wizzis. Ok, mettiamo Dartolino, eccolo qui, Dartolino, mettite dritto, Dartolino, per cortesia, Dartolino, non mi faccia ostruzionismo, Dartolino, Dart, oh, Dart è proprio ribelle, proprio dalla nascita, Anakin, sì, bravo, no? Ah. Ok, poi mettiamo Poe Dameron, eccolo qua, poi mettiamo la guardia del Senato. Ah, questa, guardia pretoriana, scusa, e poi c'è la guardia reale imperiale. Ok, no, questa è la pretoriana perché c'ha il coso rosso a tinta unita. Ok, lo mettiamo dritto, sti cosi non mi riesce a mettere dritti, ok. Poi mettiamo Kylo Ren, eccolo qua, preso. E ovviamente lo Stormtrooper, ah, perché poi c'è pure quello lì della neve, lo Snowtrooper. Ok, perfetto. E allora, insomma, devo dire che come prima uscita non ci possiamo lamentare, ragazzi. Qualche doppione, ma abbiamo trovato anche quello d'oro. E ragazzi, se voi scoprite che ci si fa con quelli d'oro, che sono solo due, dove si mettono, magari ditemelo, perché non c'è l'alloggiamento per quelli d'oro. Quindi bisognerà scoprire questa cosa, insomma. Sulla sinistra del raccoglitore trovate appunto tutte la descrizione della collezione. E poi c'è il QR code da scaricare per Apple Store e Google Play, dove c'è l'applicazione nella quale potete raccogliere, farli gareggiare, scambiarli, e quindi praticamente la collezione diventa tutta digitale e quindi potete digitalizzare la vostra collezione in maniera precisa. È perché uno quando non quadra nelle mani non sa mai che faccio con le mani, capito? E quindi questa collezione, ciao ragazzi, ok, avete capito. Ok ragazzi, devo dire che come inizio di questa collezione non c'è veramente male. Ok, il raccoglitore l'abbiamo aperto, abbiamo inserito i nostri primi 9 Rawlings, giusto? 9, 10, 14, sì, i primi 9 di 24, devo dire che siamo anche abbastanza a buon punto. Abbiamo trovato Darth Vader d'oro e decidiamo che cosa farci, scopriamo che cosa farci. Poi nella prossima puntata faremo altri spacchettamenti e vedremo l'applicazione come funziona. Quindi da una parte nel video vi farò vedere l'applicazione, proveremo a scambiarli, a farli, magari ci chiederemo l'amicizia, scambieremo i Rollins online. E in più abbiamo già 4 doppioni, ragazzi, quindi comincia l'era degli scambi. Guardateli bene perché comincia l'era degli scambi. Quindi doppioni a mio, doppione tuo, e noi ci scambieremo tutti i doppioni. Vi ricordo che fino al 24, cioè fino alla notte di Natale, su questo fantastico canale potete vincere tutta la trilogia di Toy Story in Blu-ray. Come fare? Ma è facilissimo, ma è proprio facilissimo, ragazzi. Qui sotto nell'info box vi lascio il video del giveaway con tutte le spiegazioni per questa semplicissima operazione da fare per vincere questi 3 fantastici Blu-ray, per poi passare delle serate eccezionali in famiglia, con i vostri amici, con i vostri gatti, insomma avete capito, con chi bevare a voi. E quindi ragazzi, niente, questa collezione è cominciata, siamo nell'era del punk array, perché non vi ho fatto vedere la farina, perché anche di farina siamo pieni, possiamo infarinare, potremmo fare punk array infarinato, non lo so, ma seguiremo tutti i punti fragola, perché ci servono gli altri Rollins, e noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, meraviglioso canale. Ciao ragazzi!